Salve a tutti e benvenuti all'Open Day virtuale organizzato dall'Università dell'Insubria per presentarvi il corso di laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia. L'esposizione sarà condotta da due studenti, rispettivamente il sottoscritto Maten Tufa e il mio collega, nonché amico, Roberto Catania, entrambi iscritti al secondo anno di questo corso. Sarà nostra attenzione illustrarvi l'articolazione del corso senza annoiarvi, catturando la vostra curiosità su alcuni aspetti, quali ad esempio chi è il TSRM, cosa fa, dove può operare, come lo si diventa, e cercheremo di dare spazio anche come questa figura professionale stia contribuendo a combattere e contenere questa emergenza sanitaria da Covid-19. Il tecnico sanitario di radiologia medica, il cui acronimo nei libri di testo corrisponde al lemma TSRM, è professionista sanitario che svolge su prescrizione medica tutti quegli esami che richiedono l'utilizzo di radiazioni ionizzanti, energie termiche, ultrasoniche e di risonanza magnetica, mettendo in atto però tutti quegli accorgimenti circa la protezione fisica e dosimetrica, ossia la radioprotezione. Quindi, dove lavora il tecnico sanitario di radiologia medica? Il TSRM può operare in ospedali, cliniche e ambulatori, ma ancora può operare in strutture veterinarie, industrie e inoltre può entrare a far parte di centri di ricerca universitari e non, nel settore biomedico, archeologico e della storia dell'arte. Di seguito vi illustriamo i diversi ambiti di attività del tecnico di radiologia. Il radiogramma o radiografia rappresenta la tecnica di indagine radiologica più conosciuta e di uso comune. Permette di evidenziare e documentare organi e apparati. In azzurro, appunto, possiamo osservare radiogrammi eseguiti sulla colonna cervicale, sul torace e sull'arcata dentale. La tomografia computerizzata, conosciuta comunemente con l'acronimo TAC, è una tecnica di indagine in diagnostica per immagini con la quale è possibile riprodurre immagini sia in sezione che in 3D grazie all'utilizzo di un software. In giallo possiamo osservare ricostruzioni 3D di collo, torace e addome. La risonanza magnetica, invece, è una sofisticata metodologia di indagine che, al contrario della TAC, non utilizza raggi X, ma adopera un campo magnetico molto intenso, circa 30.000 volte maggiore del campo magnetico terrestre. In rosa, infatti, potete notare il risultato a livello di immagine della risonanza magnetica. L'angiografia è una metodica invasiva che consente lo studio dell'apparato vascolare attraverso una tecnica di infusione di un mezzo di contrasto all'interno dei vasi. In rosso potete notare il sistema cardiovascolare composto da cuore e vasi sanguigni. La mammografia, invece, è una tecnica diagnostica radiologica non invasiva per lo studio della mammella. L'esame viene eseguito con un apparecchio chiamato mammografo che consente di rilevare precocemente eventuali lesioni mammarie, utilizzando però basse dosi di radiazioni. In basso a destra, in verde, si osserva lo studio delle ghiandole mammarie. Infine, abbiamo la metodica ecografica, una tecnica di indagine rapida che permette di acquisire immagini senza utilizzare radiazioni ionizzanti, ma bensì ultrasuoni. L'immagine, in questo caso in grigio, rappresenta il feto. Ma non dimentichiamoci che l'ecografia può essere anche utilizzata per diversi compartimenti corporei. Essendo un esame operatore dipendente, richiede un'ottima preparazione clinica, motivo per il quale è esclusivamente eseguita dal medico specialista. Sebbene vi siano alcune realtà, ad esempio in campo cardiologico o pediatrico, dove il TSRM adeguatamente formato, chiamato anche sonographer, conduce l'esame ai soli fini quantitativi, quindi di misurazione. Altri ambiti specialistici nei quali il TSRM può operare sono la medicina nucleare, la radioterapia e la fisica sanitaria. Per medicina nucleare si intende quella branca della medicina che si avvale dell'utilizzo di farmaci radioattivi a scopo diagnostico terapeutico e di ricerca biomedica. Questi radiofarmaci vengono somministrati al paziente ed emettono radiazioni. Quest'ultime vengono captate dai ricevitori della macchina, elaborate e trasformate in immagini. In giallo vediamo l'immagine di una PET-CT che mostra le concentrazioni di radiofarmaco nell'encefalo. La radioterapia utilizza invece le radiazioni non per produrre immagini come primo obiettivo, ma per danneggiare il DNA delle cellule patologiche, così che il tumore regredisca. Ciò significa che in radioterapia le radiazioni sono come una sorta di medicina.
In viola possiamo appunto osservare lo studio del piano di trattamento in radioterapia. La fisica sanitaria è invece quel servizio che si occupa dell'uso sicuro e ottimizzato delle radiazioni ionizzanti e di altri agenti fisici, gestendo la sicurezza dei lavoratori e della popolazione, con gli aspetti metrologici di dosimetria individuale e radiometrica, nonché della messa a punto delle nuove tecnologie avanzate in medicina, sino ad arrivare alla sicurezza in risonanza magnetica. Altri ambiti di attività del TSRM sono la diagnostica veterinaria, l'utilizzo di apparecchiature per lo studio dei reperti archeologici e artistici e ultimo, ma non ultimo, la sicurezza nei porti e negli aeroporti. Ora, la domanda che vi sarete posti è come si ottiene il titolo di tecnico sanitario di radiologia medica. Il percorso per diventare TSRM comincia col test di ammissione, superato il quale si accede al corso di laurea triennale, che prevede studio teorico ed esperienza pratica in ospedale, sotto forma di tirocinio. Le discipline che caratterizzano questo corso di laurea sono di natura tecnica, medico-scientifica e sanitaria. Questi studi permettono al professionista di eccellere nella propria formazione e di collaborare col medico radiologo. Il tirocinio in ospedale, invece, prevede una completa visione del lavoro, guadagnando esperienza e abilità pratiche. Terminati gli studi, è possibile partecipare ai concorsi pubblici consultando i bandi delle diverse aziende ospedaliere. Inoltre, il TSRM può anche lavorare in strutture private o di ricerca. E dopo aver trattato la figura professionale del TSRM, vi illustriamo il piano di studio proposto dall'Università dell'Insubria. Siccome il corso è ad accesso programmato, per accedervi è necessario il superamento del test di ammissione e risultare tra le prime 20 persone nella graduatoria di merito, che verrà stilata una volta valutate le prove di tutti i concorrenti. L'esame sarà composto da 60 quesiti a risposta multipla, concernenti le materie scientifiche di base, biologia, chimica, matematica, fisica e, in aggiunta, domande su logica e cultura generale. I posti disponibili nell'anno accademico 2020-2021 saranno pari al precedente, ossia 20 più 1. Ora vediamo come si sviluppa il corso nei 3 anni universitari. Come si può dedurre da questa diapositiva? Per tutti e 3 gli anni si avranno in parallelo lezioni frontali e di studio, associate al tirocinio pratico. Al termine dei 3 anni si avranno accumulate un totale di 1725 ore di esperienza come tecnico sanitario di radiologia medica, sufficienti per accedere all'esame di Stato. Nel corso del primo anno si avranno materie base come matematica, fisica, chimica, biologia, anatomia umana e materie di indirizzo come diagnostica per immagini 1 e apparecchiature radiologiche 1. Per quanto riguarda il tirocinio, invece, sarà focalizzato sulla radiologia tradizionale e la sala operatoria. Nel secondo anno, invece, si andrà sempre più nello specifico della professione, studiando più nel dettaglio la diagnostica per immagini, le apparecchiature radiologiche, la sicurezza negli ambienti di lavoro e la radioprotezione. Mentre svolgendo attività di tirocinio, lo studente si confronterà con esperienze utilizzando apparecchiature TAC, di radioterapia e di medicina nucleare, oltre che con laboratori paralleli, ad esempio il reperimento di eccessi venosi e di risk management. Nell'ultimo anno ci sarà una full immersion in materie di indirizzo, con diagnostica per immagini 4, il diritto all'organizzazione dei servizi sanitari, medicina nucleare, radiologia interventistica e radioterapia. Il tirocinio invece sarà strutturato in modo da acquisire esperienza in risonanza magnetica, sala angiografica e fisica sanitaria e ci sarà la possibilità di riprendere gli ambiti di tirocinio dei primi 2 anni, così da consolidare la preparazione del futuro professionista. Durante il terzo anno, inoltre, ci sarà la preparazione della tesi, con il supporto di un tutor accuratamente scelto per le proprie esigenze, che rappresenterà il vostro relatore. Noi avremo terminato. Speriamo di essere stati chiari e di avervi fatto apprezzare per quanto possibile questa professione. Se avete domande, curiosità o perplessità, siamo a vostra completa disposizione. Non esitate a contattarci. Scriveteci pure sulle mail qui sotto. Anche di notte, tanto siamo svegli a studiare per gli esami.
Tenevamo a ringraziare il nostro direttore delle attività professionalizzanti, dottor Di Bella Roberto, e il nostro presidente del corso di laurea, professor Venturini Massimo, per averci dato la possibilità di rappresentare il nostro straordinario corso di laurea. Ah, un'ultima cosa, nella prossima slide ci saranno dei video di approfondimento per capire più nel dettaglio in cosa consiste l'attività del professionista tecnico sanitario di radiologia medica. Vi saluto ragazzi e spero di incontrarvi presto in università.